o almeno non si viola la dimensione che qualunque sia il dibattito che tu conduci, sapete che è un dibattito infinito sull'articolo 36, ma anche quelli che mi rispondono che non percepiscono problema nel finanziamento alle scuole private cattoliche, perché l'articolo 33 vale più una più ampia analisi sessuale della Costituzione, e quel che lei dice se vogliono modificare la Costituzione, sarebbe più onesto. Dico, anche quelli che dicono questo non percepiscono il problema del fatto che da una parte si taglia pesantemente, dall'altra si mantiene, cioè che la scuola pubblica si taglia pesantemente la paritaria cattolica o comunque non statale, invece mantiene i suoi finanziamenti. E poi, perché non si fa una decente campagna informativa sui diritti e sulla possibilità di scelta, sull'ora governativa? Perché non si fa una campagna di massa all'ora del mondo? Devono fare delle associazioni eroiche come la 31 ottobre e altri che stampano opuscoli che costruiscono con indefesso lavoro volontario? L'amministrazione sente il dovere di dare a tutti i cittadini la possibilità di avere gli strumenti di scelta, tornando a parlare di prima? Oppure ormai il problema dell'alternativa, come dirò, è un problema talmente di gestione quotidiana, possibilmente di evitare di nominare ulteriori supplenti, che si fanno uscire ormai anche i minorenni tranquillamente a metà mattinata da soli, in modo che così non si avvalgono, e con una manleva che vale tutto l'anno, quindi in allegria si risolve il problema. Allora, prima di entrare però su questi temi, vorrei dichiarare una perché sono comunque qui al fondo. Allora, la Federazione Chiesa Evangelica in Italia, come molti di voi sanno, riunisce quasi tutte le denominazioni storiche del protestantesimo italiano e alcune chiese dell'area pentecostale, carismatica e alcune chiese libere, e vuole essere una struttura aperta al servizio di tutto l'evangelismo, ma in realtà io spero anche della società, della città italiana. Allora, dichiaro subito un punto di vista nostro di Valenza, di credenti laici, col problema di vivere in un paese in cui usare questa espressione sembra quasi uno stimolo, un errore, una proprietà linguistica, un controsenso, e in cui, guardate, la stessa libertà religiosa, che per carità è garantita, non lo è qui sempre, non per tutti, non per le chiese migranti, non magari in certi comuni della Lombardia in cui si chiudono le sale di culto. Quindi la libertà religiosa è anche quella, come tutte le conquiste, richiede quella bella azione che io chiamo di illuminismo attivo e di militanza continua per garantirla e difenderla. Punto di vista, dicevo, di laicità, io sono credente, sono appartenente personalmente al chiesa metodista, sono la mia identità profonda, ma la mia postura, il mio modo di vivere, il mio atteggiamento sociale è quello di laicità, di comportamento verso gli altri. Purtroppo viviamo in una repubblica molto poco laica, in cui non solo c'è un'ingerenza molto forte della chiesa di maggioranza, ma ci sono una serie di altri devoti molto pronti ad aggiungere rispetto alla chiesa di maggioranza con grande forza per sostenerne le ragioni senza condividerne, secondo me, neanche profondamente le motivazioni. Una società, dicevo, in cui rischiamo che in questo momento traballante molti esperti di umanità ci propongono mettiamoci sotto tutela di valori di nuovo non negoziabili, che facciano un po' da collante di quello che è un contesto sociale traballante in cui ci sono così tante tensioni. Peraltro il principio di laicità dello Stato italiano invece, a nostro avviso, il fondamento della Carta Costituzionale, il principio supremo dell'ordinamento repubblicano, e anche l'orizzonte della scuola pubblica e, diciamo, diretta espressione di una società pluralista e inclusiva. Allora, il presidente è messo qua per cercare il bene della città, non della sua chiesa e basta, non della propria chiesa, il bene del prossimo nel senso più ampio del termine. Cercare il bene della città non significa ingerenza o isolamento, ma non, sicuramente non ingerenza, neanche isolamento, vuol dire poter tentare complessivamente la città come un soggetto
non sopra gli altri, non con garanzie, non con privilegi, non con spazi garantiti rispetto agli altri. Mi piacerebbe molto che ci fossero spazi pubblici veri, paritari, in cui si confrontassero ideologie, punti di vista, denominazioni, chiese, appartenenze religiose, comprese la non appartenenza religiosa e la posizione atea razionalista, cioè che ci fossero degli spazi pubblici realmente paritari in cui si potesse fare grandi dibattiti pubblici come quelli che meriterebbero molte questioni, anche di quelle che sono state già citate. Allora, in questa situazione, le risorse e i rapporti raccontano un'altra storia, cioè non una storia di parità tra i soggetti, ma una storia in cui, per esempio, noi temiamo che si rinuncia alla generalizzazione della scuola dell'infanzia per lasciare tutto sommato spazio alla sua presenza confessionale, in cui una situazione in cui i patti di stabilità che continuano a preoccuparci anche per il futuro, compresi per esempio i documenti di programmazione finanziaria,
formativo per il paese, perché ripeto, l'ho già detto, non vorrei ripetermi oltre, ma lì si gioca la possibilità di mediazione, negoziazione linguistica, culturale, lì si giocano poi anche gli strumenti per l'apprendimento che poi serviranno per tutto il corso dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, come dicono poi anche tutti i documenti su cui ci orientiamo. E guardate, da subito si gioca la battaglia tra l'analfabetismo di fondo e strumenti di lettura. Oggi che tu in Google hai 6 milioni di significati di una parola. La scuola dovrà dare un contributo a orientarsi in questa complessità, o lascerà che le persone siano travolte da questa massa informativa, ma per farlo deve avere prima di tutto un significato alto. Trasparenza generale su quello
non dicono magari dentro anche l'insegnamento della religione cattolica, ma probabilmente non è l'istituto delle benedizioni a processioni e quant'altro sulla partecipazione a scuola. Voglio però accennare da questo alternativo. Guardate, io lo cito ogni volta perché è una questione paradigmatica. Allora, qui la questione è stata abbastanza paradossale. In realtà, con una specie di caccia, abbiamo scoperto di utilizzare
paese.